confrontare e rispecchiare, perché poi sono aspetti che ci danno l'idea di essere alle volte protagonisti e alle volte spettatori, ma spesso e volentieri siamo l'un nell'altro contemporaneamente, ci sono appunto persone che mediano una situazione artistica. Ecco, volevo chiederti invece a livello personale un po' la tua scelta di diventare attrice, poi che hai fatto la scuola di teatro, eccetera. Ecco, non sei stata a Genova, che cioè, la scuola di teatro è molto importante, ce l'ho ricordo, ma l'hai fatta a Milano, credo, no? Sì. Ma, scelta abbastanza, cioè, scelta proprio da bambina, io l'ho andato. No, adesso è proprio vita personale. Dai 4 anni, ai 14, tutte le estati andavo per un mese in una colonia, ma non in Trentino, che era il paradiso. Era il paradiso. 4 settimane, pensate ora, un bambino, una mamma che lascia una figlia di 4 anni per 4 settimane, mi pensate. Io con mia insomma gioia venivo lasciata 4 settimane e lì si giocava, si andava sugli alberi, si faceva, era una vita molto, c'era un pensiero molto bello legato alla pedagogia, all'infanzia, quindi di collaborazione, creativo, si facevano tante attività, tra cui gli spettacoli, ma banalmente io ci stavo benissimo e quindi io ho pensato voglio farlo e poi la vita mi ha aiutato a farlo. Un'accademia, però effettivamente questo so che è una fortuna rarissima, fino ad ora io faccio quello che amo e questo d'accordo. E cioè, so che hai fatto però un'esperienza anche nella televisione, no? Sicilia, hai fatto qualche appunto, come ecco vedi le cose legate ad altri linguaggi, che in effetti il teatro è una madre di ogni cosa, se vogliamo, ecco, ma poi ci sono anche altri momenti che si possono ecco, vivere come altri linguaggi che però funzionano bene. Sì. Io ho fatto soprattutto teatro, ho fatto un film molto importante che è La grande bellezza di Paolo Sorrentino, quindi... volevo chiedere proprio il modo di lavorare con il Sorrentino, se vuole raccontare un po'. E quella è stata un'esperienza fantastica, veramente di grande divertimento, di grande godimento. Lui è straordinario, un grande artista, una persona di una gentilezza e simpatia eccezionali. Sul set, se qualcuno di voi l'ha visto, ci sono scene collettive con una quantità di gente infinita e lui aveva proprio una squadra fortissima. Lui c'era un'organizzazione impeccabile. Una grande produzione, quindi ci sono anche dei buoni mezzi, perché in effetti è molto bene. Sì, ma tu per tanti soldi ma non saperli gestire. Certo. Lì veramente c'era un'organizzazione impeccabile ma con una cura casalinga. C'era una cura di persona perfetta, lui veniva lì a ogni chat, diceva benissimo, è andato benissimo. Prova anziché dire la parola casa, prova a dire abitazione, proprio dettagli. Una, e poi molto molto ironico, molto spiritoso. In questo film io avevo quasi tutte le scene con Carlo Verdone, che è un attore di una simpatia irresistibile, un uomo di un garbo, un cavaliere veramente eccezionale. È stato bello, dovevo trattarlo male ma mi scappava da ridere, era irresistibile. Quindi però diciamo l'impegno. Non ho mai fatto un film da protagonista, quindi non ve lo so dire. Ancora, poi mi quindi il coinvolgimento che c'è per me in teatro è molto più grande. Il cinema è stato più semplice. In televisione io lavoro, adesso uscirà una serie con Preziosi, in cui io sono protagonista di una puntata, ma insomma sono cose sporadiche. Battute e devi stare attenta di qua, poi fai le stesse quattro qui, però con la testa un po' così perché la luce arriva, dice Madonna, cosa devo pensare alla luce, al corpo, al tavolino, a tutto, quindi ci vuole una mente abbastanza matematica, quindi è un allenamento, non posso dire è un gioco da ragazzi, no, niente. Infatti, poi si acquisisce comunque la capacità di lavorare sui due linguaggi in maniera... Sì, è tutto di fare più piccolo, ovviamente, perché è come se lo spettatore fosse qui. Quindi, ovviamente, il teatro devi emanare
luce, parole, intensità, e lì veramente basta pensarlo. Ma poi soprattutto basta avere anche qualche guida di regista che dica no, le cose, oppure che ecco, lasciano comunque un minimo di libertà, ma essere capaci di farlo in pochissimo tempo, perché ci vuole un'attenzione rapida, no? Azione, fallo. È vero che poi lo puoi ripetere 10 volte, senz'altro è vero, però è una cosa strana, difficile. Bene, però è un'esperienza comunque che aiuta poi l'uno e l'altro, come sia il lavoro del teatro, sia il lavoro dell'attore, poi in generale del cinema o della televisione, hanno poi delle componenti che sono abbastanza simili, soprattutto nel rapporto personale con la storia, con il personaggio che si fa. Ecco, io sarei quasi per chiudere, visto che poi avrai, cioè c'è un po' il nostro incontro aperitivo che ti ospitiamo su a fare, ecco, così almeno sarai con noi anche. Ma che ore sono? Sono le 6:10. Fino alle 6:30 posso stare. Esatto, poi per quello che vogliamo farlo, perché approfondiamo il fatto così ci segui anche un po' su e magari si senti qualcosa. Ecco, se ci fosse qualche domanda da parte del pubblico che ha visto già lo spettacolo, oppure se vuol chiedere. Ecco, siamo qua anche per questo, se no, ecco, direi che io appunto ringrazio Anna e soprattutto facciamo grazie a voi, è stato un piacere tenere sul cuore, perché veramente noi abbiamo nel cuore il teatro, quindi ecco, non è mai stato dirlo, no, lo farò, grazie mille, è un dolce tipico della vedo. Tanto un punto piacere, io direi che come avevamo detto sopra c'è ci sarà fresco, se volete accordarvi su di sopra. Piccolo diciamo ricevimento in cui appunto potrete ancora parlare un attimo con Anna e appunto stare insieme, come è il gusto appunto stare insieme nel teatro, stare insieme anche un po' nel momento di bere qualcosa e di mangiare qualcosa, sono i momenti buoni della vita. Grazie. Bene, grazie a voi. Teniamo Gabri. E settimana prossima vado a scuola a parlare. Perché? No, no. Perché non le faccio mai bene, quindi. Nessuno dice di non dare la